per le immagini, perché queste pareti non sono bianche, sono dipinte. Mostrano un mondo pieno di forme, piante e animali. Qui sopra si inseriscono altre forme, piante, animali, persone e soprattutto attrezzi da giardino. Il ciclo di opere si intitola Essential Tools o Essenziale ed è iniziato nel 2016, poi ampliato nel 2023. È dipinto a tempera su tela. Sotto questo salone espositivo, sotto i piedi di chi passeggia, c'è uno spazio buio enorme, invisibile, pieno di cose incompiute, non definite, una cantina dove covano idee, come semi. Questa immagine del sotterraneo trova una corrispondenza nella sala, nelle immagini dei bambini, dipinti con pennellate veloci su tele rotonde. Insieme ai visi ci sono immagini astratte, aperte, piene di possibilità, di potenzialità da scoprire, da sperimentare. Sopra lo spazio centrale, alzando la testa, guardando attraverso il bel soffitto dipinto, c'è un grande terrazzo, c'è tanta luce, il sole. Il sole è essenziale per tutto. Questa è l'asse verticale che mi ha colpito. Poi c'è un asse orizzontale che scorre lungo il tempo. Il passato viene fatto sentire fortemente dai colori caldi e morbidi che creano il paesaggio sul muro. Grandi forme di verde muschio, colori spenti, è un'atmosfera velata e sognata. Sopra e dentro vengono accolte le tele a colori accesi. Il giardino del presente, l'orto dell'adesso, luogo attuale, dove cresce sempre qualcosa e dove c'è sempre da lavorare, curare, curvarsi, innaffiare, dove giocano volentieri i bambini. È proprio qui, lungo quest'asse orizzontale, che si apre un grande vuoto nella parete principale. Questo vuoto serve alle piante che si possano espandere. Il vuoto serve ai bambini per poter correre. Lo spazio vuoto ci permette di esistere. L'essenziale è lo spazio all'interno di noi. Dentro ognuno di noi. Nella chiesa del borgo di Villa Lais sono esposti dei paesaggi. Sopra di loro fanno collegamenti le piante dello Smilax aspra, lo strappabraghe in dialetto, perché è pieno di piccole spine. Il ciclo si chiama Networks of Hearts, opera di rete, olio su tela del 2024. Le foglie e gli steli del rampicante si sovrappongono e si inseriscono sulle scene dipinte in bianco e nero. Sono luoghi vissuti o scene barocche, la stessa Villa Lais o il Casale Coloccio. Su tutto cresce la pianta, dalle foglie a cuore, verdi e lucide, stratificandosi e formando una rete fitta e forte. La pianta dello Smilax ha virtù curative, febbrifughe. La cura consiste nel farci sudare e così espellere le tossine che hanno causato il malessere. I cuori collegandosi espellono le tossine e l'amore ci cura. Essenziale è l'amore.